Nel mondo degli yacht c'è un limite, 24 metri. Al di sotto sono imbarcazioni, al di sopra navi da diporto. È una soglia che serve per definire varie regole, compreso il tipo di patente necessario per condurli. Ma per un momento lasciamo perdere questo aspetto e più semplicemente ammiriamo questo Ferretti Yachts 850. Dovete sapere che sono pochi gli yacht di questa misura che ogni anno vengono venduti in tutto il mondo, ma questo 850 è piaciuto così tanto agli armatori che ne hanno già venduti 4 esemplari, ancora prima di costruirlo, cioè semplicemente mostrandone i disegni. Noi invece andiamo a vederlo dal vero. Si potrebbe pensare che sia una follia acquistare uno yacht di questo valore, 4 milioni e 300 mila euro, osservando solo il progetto. Ma stiamo parlando di Ferretti Group, un leader mondiale con quasi 50 anni di storia, con esperienze infinite che vanno dalla costruzione dei mega yacht di CRN ai velocissimi Pershing, ai lussuosissimi Riva, per non parlare di tutti gli altri brand del gruppo. Esperienze che, essendo condivise dallo stesso team di ingegneri e designer, arricchiscono tutti i prodotti. Non è meraviglioso? Appare slanciato, addirittura sportivo, pur essendo un flying bridge con timoneria interna rialzata rispetto al ponte principale. Il merito è di queste lunghe finestrature che si protendono come frecce verso prua. I designer italiani sono maestri di stile e il team Ferretti sembra non avere rivali. Quanto potrebbe essere lungo? Credo che molti stimerebbero una misura di 30 metri, proprio per effetto del suo profilo, ma in realtà è omologato come imbarcazione, cioè entro i 24 metri, anche se con lo slancio di prua arriva a una lunghezza fuori tutto di 26 metri. Non volevo soffermarmi troppo sulle misure e invece non sto parlando di altro, però è necessario per descriverlo. Per esempio, alcuni yacht dichiarano misure che includono lunghissime planche poppiere. Qui non è così. Tutta la lunghezza è sfruttata con locali abitabili o tecnici. La spiaggetta poppiera si ottiene ribaltando il controspecchio, che poi si abbassa, si immerge, per varare e alare un tender di 385 cm. Il ponte superiore è una zona sconfinata. Hanno lasciato molto spazio al passaggio e hanno realizzato un'area conviviale per tantissime persone, protetta da un hardtop o da un T-top. Chi vuole prendere il sole può sdraiarsi nell'area di poppa. Tutto l'arredamento è freestanding, cioè libero di essere spostato per formare un dining o un living a propria discrezione. La cucina è stata opportunamente sistemata in un angolo del ponte, ottimizzando così la distribuzione degli spazi. Nel pozzetto, il prendisole e il divano sono un unico elemento, da utilizzare in due diversi modi. È un grande yacht, lo spazio non manca, ma in ogni caso hanno sviluppato idee come se fosse prezioso anche un solo centimetro. Il prendisole serve da divano anche a prua, per sedersi intorno al tavolo. La zona può essere riparata dal sole con ombrelloni o tendalini. Mi piace come hanno delimitato il solarium con le mastre, ma soprattutto mi piace l'organizzazione delle manovre a prua, con questa disposizione di gallocce e verricelli. Adesso vi invito a osservare gli interni scevri da qualsiasi concetto di stile. Liberate la mente da ciò che ritenete bello e guardate questo nuovo Ferretti Yachts, un nuovo concetto del lusso, la spaziosità. Mobili e televisore sono ribassati, perché qui lo spettacolo da guardare è il mare. Paglioli e cedini non sono dei semplici rivestimenti, ma decori funzionali. Da qui, ad esempio, esce l'aria condizionata e la musica. Baratie e tende verticali danno la sensazione di uno spazio ancora maggiore. Complementi di arredo minimali esaltano l'ampiezza di questo spettacolare ambiente lungo 10 metri. Oltre la zona pranzo è inserita un'originale libreria a giorno con strutture aperte in metallo spazzolato e cubi contenitori in cristallo fumé. La cucina è proposta in due layout, separata dalla zona ospiti oppure contigua, una soluzione meno formale molto gradita dagli americani.
questa zona si accede direttamente al quartiere equipaggio, composto da due cabine e due bagni. E ora scopriamo il ponte inferiore. Ecco la cabina armatoriale. Lo specchio amplifica la luce e raddoppia le immagini. Guardate come ha fatto impazzire i cameraman. Tanto spazio a disposizione, ma non c'è la cabina armadio. Però in fondo ci sono moltissimi gavoni, anche sotto il letto. La suite comprende uno scrittoio, che è anche angolo beauty. Il bagno ha i lavelli con fondo di pietra e un doccione quasi invisibile, nascosto nel cedino. Ci sono poi altre tre cabine, due matrimoniali e una doppia, tutte ugualmente di gran classe, comode, con finiture impeccabili e con il proprio bagno. Questo yacht è frutto del lavoro del Comitato Strategico di Prodotto Ferretti Group, dello studio Zuccon International Project per la progettazione degli esterni e del layout degli interni e del Dipartimento Engineering del gruppo, che si è occupato del progetto tecnico e navale e del disegno interno. Questa unità è motorizzata con due motori della MAN a 12 cilindri AV. Potete scegliere la potenza di 1800 o 1900 cavalli. Qui abbiamo la massima, 1900 cavalli. Come sistema di propulsione è utilizzata una linea d'asse con invertitore V-Drive. Questo serve per ridurre un po' l'inclinazione dell'asse elica, in modo da avere una maggiore efficienza. Qui, nel golfo davanti a Cannes, oggi le acque non sono proprio tranquille. C'è un'onda piuttosto alta e la stiamo affrontando con la prua. La telecamera che inquadra la scia di poppa mi fa vedere che siamo già in planata a 14 nodi con i motori a 1400 giri minuto. In questo momento il consumo di carburante è di circa 100 litri ora per motore. Diamo un po' di gas. Questo yacht è costruito completamente in infusione di resina sottovuoto. Quando si realizza una barca di queste dimensioni è molto importante utilizzare questo tipo di tecnologia, perché si riesce a risparmiare molto peso. Compattando la resina fra le fibre di vetro si riesce a ridurne il suo quantitativo e si riesce anche ad aumentare la resistenza del manufatto. Questo gigantesco hardtop, inoltre, è rinforzato nei punti critici con fibra di carbonio. Hanno impiegato 2 anni e mezzo per progettare e costruire la barca, ma anche i suoi impianti di costruzione, e un tempo così lungo mi fa pensare che abbiano lavorato molto accuratamente. Avendo una lunghezza inferiore ai 24 metri, questo yacht potete condurlo con la patente da diporto, e infatti non sono pochi gli armatori che sono anche comandanti. Certo, probabilmente hanno acquisito una buona esperienza, magari avevano prima di questa barca un 60 o un 70 piedi, ma condurlo non è così difficile. In giornate come questa navigare dal fly è uno spettacolo, un po' perché siamo alti sul mare e le onde sembrano più basse. In realtà però questa imbarcazione ha anche una timoneria interna e adesso scendiamo per pilotare un attimo da quella zona per spiegarvi a cosa serve. Ecco come deve essere la postazione interna di pilotaggio di un grande yacht. Guardate, è tutto nero perché lo sguardo deve essere concentrato solo sugli strumenti e su dove stiamo andando a navigare. Quando le condizioni si fanno difficili, è così che un comandante vuole condurre l'imbarcazione, con la massima concentrazione su quello che sta facendo. Motori della MAN, questi 12 cilindri AV, hanno tanta potenza, ma amano anche girare piuttosto alti, ad esempio a 1800 giri minuto, e questa è un'ottima velocità di trasferimento. Siamo a 20 nodi, ma siamo ancora lontani dal limite di questo yacht. Gas! Lo scafo è molto lungo, il bilanciamento dei pesi è molto buono e il beccheggio è minimo anche in queste condizioni.
Per contrastare il rollio potete aggiungere gli stabilizzatori giroscopici oppure le pinne Zero Speed. E se volete potete mettere anche entrambi i sistemi, perché hanno previsto una sala macchine così grande capace di contenere tutte e due le soluzioni. Siamo a 2000 giri, 25 nodi. E adesso la portiamo al massimo, magari provando a dare una regolata ai flap. Abbiamo il pieno di carburante, siamo nella condizione di massimo carico e l'imbarcazione sfiora i 30 nodi, ma probabilmente in condizioni di minor carico si supera. Adesso vediamo come reagisce in virata. Ha molto timone, è prontissima. Beh, e anche il raggio di virata è piuttosto stretto. Se dovessi dirvi cosa non mi è piaciuto di questo Ferretti Yacht 850, resterei senza parole.